Allora, ragazzi, siamo pronti. Allora, benvenuti in Kiwi. Benvenuti in questo nuovissimo video a Lucca Comics and Rain. Lucca Comics and Rain alla challenge dell'alapegno. Oh, facciamolo vedere la challenge. Questa è la patata che ho fatto a Romix. Ho fatto. E qua invece, ragazzi, abbiamo l'alapegno. Wow, okay. E tutti insieme. Wow. E non si è sentito bene. Raga, facciamo vedere l'alapegno. 4 alapegno, 1 a testa. Chi gli fa a mangiarlo senza sentirsi male e mangiarlo il più possibile, vince il liquore della boccia dell'unicorno dalla tana dell'elfo. Chi riesce a vincere? Tu ce la fai a bere il liquore? Gli fai? È buono. Senti, a me è buono. Allora, ragazzi, iniziamo subitissimo, ma ovviamente non prima che chi ci sta guardando si è iscritto al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai! E quindi iniziamo subitissimo. Allora, raga, una boccetta a testa. Se allora vi do, potete fare un sorso prima, così per sciacquarvi le papille, per preparare la bocca alla morte. Ok, allora potete fare già un sorso d'acqua, un sorso, insomma, non vascolate tutta, perché vi servirà per dopo anche. Ok, quindi tenetevela stretta la boccetta d'acqua, perché si parte subitissimo. Allora, siete pronti, raga? Ve la siete sciacquata a bocca, preparata la morte? Ok, raga, allora c'è solo un'unica regola: dopo il primo morso non bisogna buttarlo giù, non fate i furbi che lo buttate subito giù. Ve voglio vedere masticare e poi ingoiate. Chi riesce a resistere più tempo senza fare un altro sorso d'acqua può andare allo step successivo, che è un altro morso di alapegno, e fino a che uno non gliela fa più e ne resterà soltanto uno. Ragazzi, non fate gli sboroni che dobbiamo chiamare l'ambulanza, tanto sta già qua parcheggiata qua fuori. Va bene, ragazzi? Allora, iniziamo a conoscere i nostri partecipanti. Abbiamo come primo partecipante Junior Goku. E poi Deadpool. E poi Goku. Che ti chiami? Luigi. Lorenzo. Omar. Samuele. E Kiwir. Ok, ragazzi, quindi votate nei commenti qua sotto, secondo voi chi è che vincerà questa sfida. Si aprono le scommesse. Secondo te la nostra cara Letizia, se tu per chi tifi? Tutti bravi. Se ce la fanno tutti quanti, ragazzi. Tu, secondo te, tu per chi tifi? Junior, perché è una roba potentissima. Invece il nostro Goku. Per Goku. Raga, per farvi dare la carica, ora Goku farà 5 flessioni con un braccio. Ya fai a falle. Qua ti voglio. Sul palco, qua. Pronti, ragazzi? 5 flessioni con, così, per darvi la carica e prepararvi psicologicamente. 1, 2, 3, 4, 5. Ha un'aura potentissima, raga. Non c'è niente da fare. Ha un'aura potentissima. Allora, ragazzi, iniziamo subitissimo, che vi voglio vedere lacrimare. Allora, Junior, prendine uno. Se gli fai con l'estetista, quella è stata l'estetista. È stata. Allora, 1, 2, vai. 3, aspettate prima di mozzicare, non andate di fretta. E l'altro 5. Allora, ragazzi, aspettate a dare il morso. Non toccatevi la faccia, cosa importante, gli occhi non li toccate, sennò diventate pure ciechi, oltre che no, qua è l'acqua, qua si muore da eroe, si muore. Quindi, ragazzi,
siete pronti a dare il primo? Ragazzi, non vedate un morso enorme, se no state direttamente al creatore. Un morsetto leggero, leggero, va bene? Un morsetto iniziale, diciamo, per testare quanto siete per un morso conoscitivo, si chiama, ok? Allora, 3, 2, 1, vai col primo morsetto! Pronti? Masticate, 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 ve voglio vedere. Ok, come sta andando? Avvicinati a far vedere come sta Junior, come sta? Ya sta fa? Com'è? Tu come stai? Resistibile? Va giù? Va benissimo. Beh, fa vedere quanto hai dato in mano. Ah, hai dato un bel morso, zia, ha dato il bel morso. Tu? Caldo. Ah, lui ha già mangiato il semino, zi. Bravo, Goku, bravo. Ci siamo tutti? E allora, raga, qua c'hanno tutti il testosterone alto. Vai col secondo morso, più importante, mangiate il semino, che è quello che è proprio la morte sua, il semino. Raga, la stiamo sentendo, di la verità. La stiamo sentendo? No. Quanto hai dato il morso? Sì, tu hai fatto il furbetto, hai fatto il furbetto? Vediamo? Un po' di più, sì. Tu la stai iniziando a sentire? Sì, c'è un po', ma va giù. Va giù? Ne mangio ancora, sì. Ne mangia ancora, sì? Oh, attenzione, ne mangia ancora. Tu come stai? Penso bene. Fammi vedere, quando ti... Oh, ha tirato un bel morso, sì, devo dire. È piccante, sì, dopo mi dovete dare un morsetto, così mi voglio sentire. Ma pure io, perché non è che è ma si sente il piccante, si sente? Romena? Sì, è buono. Romena, raga, non faccio più l'errore che ho fatto a Romix a tirare il morso dalla patatina, mai più, non mi vedete più a fare sta cosa. Raga, niente? Sì, ma mi hai dato il peperoncino fallato, mi hai dato, sì, mi hai dato l'alavegno fallato. Ci siamo, raga? Come ci state? Ci siamo. Bene? Ci siamo. Tu? Sofferente, sì, la sta accusando. Tu? Iniziato. Non parlo neanche. E allora, raga, non ve lo finite. So che è buono, può sembrare appetibile. Non lo finite? Datevi un altro morso, vai! Un altro morsetto, non ve lo finite. Cioè, questo se l'è finito, zi. Questo se l'è finito, zi, grande. Goku Blu, se l'è finito. Tu ce l'hai ancora? La lingua, raga, fatemi vedere la lingua, com'è? Raga, com'è? Tu? Ok. Ok, ci sta. Potentissimo. Potenti, raga, è il turno suo, raga. Possiamo dire che è terminato, perché se magna, fa vedere, se magnato pure il picciolo, Tezzi. Se magnato tu, e la tua sfida può terminare qua. Vediamo quanto resisti a stare senza bere, raga. Lo sto vedendo lacrimare, sta arrivando per lui, per Goku Blu, per Omar. Sì. È un po' dura. È dura. Tu invece? Guarda, mi cola il naso quando mangio piccante. Sta arrivando. Un po' di sete. Hai un po' di sete. No, se vuoi bere, puoi anche bere, però vieni eliminato. Sto bene. Ok, se tu invece? Corpo non mi tradire adesso. Tipo Kaioken, ci sta. Come sta? Scotta. Se vuoi puoi anche bere e vieni eliminato, se vuoi, eh. Ci siamo? Niente, raga, mi tocca dargli un altro morso, raga. E allora ve lo dico, ragazzi, diamoci l'ultima botta finale. Chi se ne sopravviverà soltanto uno, finitevelo tutti in bocca, tutti insieme. Vai, così vi voglio. Masticate, ve lo dovete masticare. Kaioken per 10! Eccolo! Buono, secondo me c'hanno l'amianto in bocca, c'hanno. Tu come ti senti? Sta diminuendo un po'. Sta diminuendo addirittura? Con calma va giù, sì. Con calma va giù, raga, attenzione, raga. Qua c'è sta solo una boccetta dell'elfo, mi sa che mi tocca da qualche altro premio, perché ve la so, se la stanno a mangiare tutta. Come ti senti? Bene.
Bene, ancora lui la sta accusando. Io vedo che loro due la stanno accusando, eh. C'era quello potente dentro di noi. C'era quello potente. Oh, ma non è che mi ha dato il peperoncino fallato, zi? Mi ha dato il peperoncino, si sente, è forte. Ma dove sta il picciolo? Dove sta? Dove sta? L'ho perso, volevo dargli un'assaggiata. Meglio di no, meglio di no. Quindi, raga, votate nei commenti qua sotto, secondo voi chi può vincere, anche se io credo che Junior e Goku Blu la stanno accusando, quindi a me mi pare che la sfida continua, resta ancora, ma tu hai bevuto, zia, ha fatto il furbo, no, è ancora tutta qua, tu? Come? Oh, loro se la stanno a godere bene. Però loro, ragazzi, se volete potete bere, dai, perché no. Con calma. Con calma. E allora, ragazzi, con calma. Però è finito il peperoncino, non ne abbiamo più altri peperoncini. Hai portato altri peperoncini? Hai portato? No, sì, è solo questi. Mi sa che dobbiamo essere più cattivi alla prossima challenge, vero? Com'è? Carolina Reaper, quello più forte al mondo. Un Carolina Reaper, vedi? La prossima volta dobbiamo essere più cattivi, ne porterà qualche altro in più il nostro collaboratore. E quindi, come te senti? Lui sta gocciando. Sì, goccia un po'. Sta gocciando un po'. Ah, lui lo vedo, raga. Un pochino, ma non esageriamo. Allora notiamo che lui sta iniziando un po' a lacrimare, a sgocciolare. Lui anche lo vedo un po' sgocciolante. Tu invece completamente sano, devo dire, non stai neanche sudando, zi. Tu invece forse ti sento un po' sgocciolare. Ragazzi, si sente un po' sgocciolare. Io sinceramente sarei un po' di parte per far vincere qualcuno de Dragon Ball, però qua mi sa che abbiamo solo un vincitore che sta gocciando. Non ha mai gocciato, sì. C'ha le lacrime. Oh, apri la bocca, sì. Oh, ragazzi, c'è ancora il peperoncino sulla lingua, devo dire. Tu fammi vedere la lingua. Pure, fammi vedere tua lingua. Là, bella rosa, sì, è bella rosa la lingua sua. A lui la lingua c'ha verde, ce l'ha. Ecco perché. Però, raga, me sa che abbiamo un vincitore. Perché qua sono quanti? Facciamo quattro vincitori? Non se no, sì, stanno gocciando, sì. Non se può. Qua è anche la resistenza fisica. Perché se uno dentro di sé sta morendo, però il fisico non mente. Il fisico, raga, non mente. Se gocci. È morto. Tu sei morto. Ecco perché lui è già morto, raga. E vabbè, ragazzi, se volete potete bere, perché abbiamo il vincitore che lui non ha nemmeno goccia. Zio, io voglio far vincere qualcuno dei Dragon Ball, sì. Però qua non sta manco gocciando niente. Oh, raga, è che siete. Oh, quel che è giusto, raga. Io lo vedo, non l'ho visto gocciare. Io, raga, non ho visto gocciare Deadpool. E se anche voi avete votato nei commenti che vinceva Deadpool, avete vinto. Ovviamente. La prossima sfida, se ci siete, alle prossime fiere. Se avete indovinato, siete sorteggiati, siete presi per le prossime sfide piccanti. E quindi, Deadpool, te fai sto latte di unicorno insieme al cornetto che mo vedo a tutti. Tutti quanti, cornetto, l'acqua, va, potete ne. Basta, l'unicorno. Ti piace l'unicorno a te? Sempre. Ti piace l'unicorno? Ti è. Deadpool ha vinto la boccetta di unicorno. Raga, invece, noi ci vediamo al prossimo video con le interviste strane, cringe, trash. Lo sapete già, le mie solite interviste. Dove vado a rompere le palle cosplayer. Ci vediamo al prossimo video, raga. Salutiamo tutti insieme. 1, 2, 3, Shokari!